Il contagio Covid in città sta toccando numeri sempre più preoccupanti. Nelle ultime 24 ore sono 41 i nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. Solo due invece i guariti, altrettanti pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. ASP ha comunicato anche il decesso di un paziente di Riesi positivo al Covid. La linea del contagio di questi ultimi giorni è quasi da zona arancione. I focolai in città sono soprattutto legati a interi nuclei familiari e molti provengono dai contagi delle scuole. Sono infatti numerose le classi in quarantena in diversi istituti di ordine e grado della città. A dare un segnale di ottimismo è però il dato delle ospedalizzazioni, che ad oggi ci eviterebbe qualsiasi ulteriore restrizione. Al momento, infatti, se sono 8 i pazienti ricoverati in malattie infettive, la terapia intensiva regge ancora, con 0 ricoveri nelle ultime 24 ore. I numeri del contagio però continuano a crescere. In città il numero totale dei positivi ora tocca la soglia di 236. Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Lucio Greco si è recato al hub vaccinale, dove in questi giorni tanti gelesi si stanno recando per ricevere la terza dose di vaccino. Il primo cittadino ha approfittato dell'occasione per invitare nuovamente chi non l'abbia ancora fatto a vaccinarsi, manifestando la sua preoccupazione per i dati degli ultimi giorni. Abbiamo avuto mesi dove abbiamo registrato un significativo abbassamento delle persone contagiate, delle persone ricoverate in terapia intensiva. Insomma, tante persone non hanno sofferto, non hanno rischiato la vita e tutto questo va ricordato grazie a questa significativa e pregnante campagna vaccinale. Allora, anche per un gesto d'amore verso se stessi e verso gli altri, vi prego, partendo dal presupposto che dobbiamo essere sempre rispettosi di quelli che sono i suggerimenti e le linee guida anti-Covid, ad iniziare dall'indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, come già è obbligatorio da qualche giorno, a evitare assembramenti e a continuare a fare igienizzazione delle mani allorquando ovviamente è necessario. Questi sono tre suggerimenti che mi permetto di ricordare ai miei concittadini che occorre continuare a fare. Il sindaco rilancia sulla necessità di procedere alla somministrazione della terza dose come gesto d'amore e di rispetto nei confronti della comunità. Sì ai vaccini, sì per chi ha già fatto la prima e la seconda dose, di andare a fare la terza dose. Questo serve a salvare la vita e ad avere un gesto d'amore verso se stessi e verso gli altri. Vi invito a farlo, anch'io quando arriverà il mio turno, come ho già fatto la prima e la seconda dose, mi recherò all'hub vaccinale e farò la terza dose.